Fefe De Giorgi lo possiamo definire l'eroe dei tre mondi, no? No. No, nel senso che ma è una cosa, diciamo, un po' giornalistica, ma va bene, diciamo, per creare un po' di immagine, ma no, eroi sono altre cose. Diciamo che sono uno che, insomma, dai, nella pallavolo qualcosa ho cercato di fare. Talento da giocatore, ancora vincente da allenatore. Fefe De Giorgi, passato da regista d'oro con la generazione di Fenomeni, è tornato da dove aveva vinto da coach il suo primo scudetto, nelle Marche, con la Lube. E sono contento che questo 2019 sia stato così pieno, diciamo, di soddisfazioni e di lavoro anche. Raccontaci il Fefe De Giorgi allenatore. Non è facile, quanto tempo abbiamo? Una giornata. E il ruolo dell'allenatore, un po' anche come quello del giocatore, è un ruolo di esperienza, quindi ci sono dei principi con i quali, insomma, dei quali credi e che porti avanti, poi sinceramente le metodologie, il modo di rapportarsi cambia anche in base alle esperienze. Le esperienze fatte all'estero mi hanno aiutato molto perché aprono la mente. Molti dei tuoi giocatori andranno a giocare le Olimpiadi a Tokyo. Come la vedi l'Italia? Come la vedo? Noi ci auguriamo sempre di vederla bella, combattiva. Credo che sarà un'Olimpiade. Alla fine c'è equilibrio, non c'è proprio una squadra che si può staccare dalle altre. Ho l'augurio chiaramente sempre quello che di vedere la nostra nazionale lottare per cose importanti. Credo che tecnicamente lo possiamo fare, non c'è una squadra nettamente superiore alle altre, sarà importante conquistarsi, diciamo, lo spazio tecnico, tattico di questa Olimpiade. Auguriamo un 2020 importante a tutti, ma per Fefe De Giorgi e la sua Lube? Cosa auguriamo? Beh, dai, che cosa vogliamo augurare? Diciamo che continui questa cosa.